Provo anche, se posso, a fare qualche incursione nella discussione precedente, cercando di tenere un filo rispetto alla questione delle riforme istituzionali, perché secondo me è difficile fare un ragionamento senza inquadrarle dentro la fase politica, perché un conto è ragionare sulle misure, le proposte che mettiamo in campo, un conto è guardarci in faccia e dirci oggi qual è la situazione in cui proviamo, cominciamo, si sono votate le due mozioni alla Camera e al Senato che avviano il percorso di riforma istituzionale, giovedì si è votata, no, venerdì mattina si è votata la legge costitutiva del Comitato dei Saggi e quindi si è avviato il percorso parlamentare e credo che su questo percorso lo dobbiamo inquadrare perché non può essere isolato dal resto. E io penso, voglio fare due premesse. La prima è questa. Io credo che su questa cosa ci sia bisogno che noi da qui cominciamo a affermare un principio, che noi dobbiamo discutere e affrontare queste questioni decisive per il futuro del Paese, pensando al Paese e parlando al Paese. Guardate, se noi pensiamo di affrontare la questione delle riforme istituzionali, cercando di farle, lo spunto di volta in volta per distinguersi, piegando a una discussione tutta interna o autoreferenziale il tema, facciamo un grandissimo errore e dobbiamo assumerci tutti questo impegno. Cioè, il congresso, secondo me, in generale deve essere un congresso che parla al paese del paese, però sento il rischio serio, le vicende di questi giorni, la lettura che è stata data anche da una parte nostra, della scelta di sospendere per far riunire i gruppi per 3 ore di fronte a una richiesta che era di fermare per 3 giorni, la vicenda della proposta di legge di Mucchetti, che immagino domani illustrerà, sulla incompatibilità che è stata presentata 3 mesi fa e guarda caso viene sparata. Come, se noi concepiamo così il percorso che abbiamo di fronte, ci facciamo del male e le riforme istituzionali non le facciamo. E la seconda ragione, la seconda questione è questa: le riforme costituzionali, secondo me, sono il tema centrale, sono la ragione fondamentale su cui noi oggi siamo impegnati, sono una necessità democratica. Perché guardate, io credo che il richiamo che ha fatto Napolitano alle Camere, la frustata che ha dato al Parlamento quando è stato eletto il Presidente della Repubblica, oggi sia un po' derubricata. Questa discussione viene sottovalutata nel Paese. L'avete fatto bene, perché anche nelle nostre sedi si discute troppo poco se non nelle sedi parlamentari. Però il messaggio che bisogna dare è che senza le riforme, quella sfiducia che si è tradotta ormai in uno scollamento grande tra i cittadini e le istituzioni in questo paese rischia di non trovare soluzioni. Io la voglio dire così: se noi non facciamo le riforme costituzionali e andiamo a votare, guardate, anche con un'altra riforma, anche con un'altra legge elettorale, però senza aver fatto nulla di quello che ha raccontato Fasano e che ha raccontato Di Micio, noi non avremo più credibilità e questo non noi il PD, ma il sistema politico, quel sistema politico che ricordo, il PD è nato per riformare. Noi siamo nati per riformare la politica, per riformare il sistema politico. Non ci siamo ancora riusciti, mi pare che siano evidenti questi dati. E se noi abbiamo perso le elezioni, allora ce lo dobbiamo dire. Cioè, se noi abbiamo perso le elezioni, sì, abbiamo cambiato, sbagliato la campagna elettorale, smacchiato il giaguaro, qualcuno è stato un po' troppo conservatore, ma noi abbiamo perso le elezioni perché
il 25% dei cittadini italiani che sono andati a votare, oltre a tantissimi che non sono andati a votare, hanno detto basta. Questo sistema va radicalmente cambiato. O noi in questa legislatura, per quanto durerà, diamo il messaggio che si cambia davvero, che qualcosa si cambia davvero, che il messaggio è stato ricevuto. Se no, temo che ci sia e si configuri una vera e propria emergenza democratica. È vero che questa non è l'unica ragione per cui abbiamo fatto questo governo. L'intervento di Del Barba prima mi consente di dire che l'altra ragione è quella di intervenire sulle questioni sociali e io ribadisco quello che ha detto Del Barba. Questo governo in 4 mesi ha messo in campo misure senza soldi, perché non abbiamo soldi, che possono avere anche, non solo sul lavoro, ma anche per misure anticicliche per far ripartire alcuni settori. Io non sono per banalizzare tutto questo, perché guardate, bisogna pensare a un'alternativa. Io credo che questo governo, con le compatibilità di bilancio che ha, sta facendo, poi ha fatto anche degli errori, c'è una difficoltà, è chiaro che non è il nostro governo, però io penso che il decreto, la legge sui bonus, sugli ecobonus e le ristrutturazioni, il decreto del fare, le misure sul lavoro, i 40 miliardi dati all'impresa, sono tutte cose che possono dare un piccolo contributo e io credo che non dobbiamo essere noi primi a dire che non ci sono, perché anzi, io penso che siccome questo è il nostro governo, dobbiamo dire che queste cose le abbiamo fatte. Allora, io penso che, insomma, noi abbiamo bisogno di dare il senso sulle riforme istituzionali che davvero ci si assume una responsabilità nazionale. Guardate, sapendo una cosa, l'ho detto prima, però dobbiamo essere chiari anche su questo. Se si va al voto così, senza fare riforme istituzionali, senza aver sistemato qualche questione economica e sociale, non è che la gente non vota più Berlusconi, eh? La gente non vota più e non vota più noi. Questo è il tema. Per cui questa idea che di questo governo noi possiamo parlare liberamente pensando che se parliamo male di questo governo chissà quali benefici riusciamo ad ottenere è una cosa discutibile. Questo non è il governo Monti. L'ha fatto Berlusconi con il governo Monti questo ragionamento, ma questo è un governo politico. Il Presidente del Consiglio è il nostro vice segretario. È un governo politico. Allora bisogna ragionare con attenzione su queste questioni. E ripeto, dopodiché, io credo che noi abbiamo bisogno di una discussione seria, di merito. Lo dico dopo, io credo che bisogna assumersi ognuno la responsabilità. Rispetto a questa questione del governo, ognuno si assuma le proprie responsabilità. Se qualcuno pensa che questo governo, tra di noi, che questo governo non vada bene, lo dice e dice che è contro questo governo e si apre una discussione su questo. Ma l'idea che noi andiamo avanti con incursioni quotidiane, che partono da problemi per lanciare messaggi spesso populistici alla nostra base, e io credo che sia dannoso. E se noi vogliamo fare un congresso bene, dobbiamo fare un congresso in cui su queste cose qui ce la diciamo chiaro. Io penso che il governo Letta sia un errore, io penso che il governo Letta sia giusto, io penso che il governo Letta faccia schifo e quindi non è che faccio casino sugli F-35, poi su un'altra cosa, ma dico che questo governo fa schifo e ne traggo le conseguenze, oppure dico che questo governo lo sostengo. Non si può andare avanti così, penso. Questo è il senso della lettera che abbiamo scritto 80 senatori settimana scorsa, perché non è pensabile andare avanti così, anche perché questo è il nostro governo e sta facendo anche delle cose e credo che noi le dobbiamo rivendicare. Dopodiché, tornando
alle riforme istituzionali. Guarda, sulla legge elettorale io sono abbastanza, cioè sono d'accordo con Vinicio. Al Senato noi abbiamo già votato, la legge costitutiva della Commissione, adesso andrà alla Camera. Ora, io credo che lì ci siano, in quella discussione noi abbiamo già detto col nostro capogruppo e tanti interventi che per noi la questione della legge elettorale a regola si pone alla fine di questo percorso, ma che noi siamo pronti a intervenire urgentemente sulla legge elettorale, che nessuno possa pensare di prolungare la legislatura ricattando o vincolandola alla legge elettorale. La legge elettorale, se non si fanno le altre cose, va fatta subito e nel momento in cui si andrà a votare, si andrà a votare. Quale legge elettorale? Io temo molto l'ipotesi di mettere le mani al porcellum. Questa idea di aggiungere le preferenze. Mettere, a Riferimenti. parte che sarebbe di dubbia costituzionalità, lo stesso premio di maggioranza a Camera e Senato, eccetera, eccetera, non mi pare la soluzione. Tra l'altro, chiunque si prende i dati elettorali con questa cosa qua sarebbe finita con la stessa ingovernabilità e nello stesso modo. Un'ipotesi di emergenza potrebbe essere quella di abrogare, mi pare che almeno nella nostra discussione stiamo ragionando su questo, abrogare il porcellum e riattivando una delle leggi elettorali precedenti, che potrebbe essere il Mattarellum. Non risolviamo il problema della governabilità, però risolviamo una serie di altri problemi, quello di un premio di maggioranza troppo alto e quello dell'uninominale. Dopodiché sul resto, a regime, io sono d'accordo con le cose che diceva Vinicio. E anche qui, noi dobbiamo fare una discussione in cui il PD dica chiaro qual è la forma di governo che propone. E dobbiamo farla al congresso, e fa bene Epifani a dire facciamo un seminario su questo di tutti i gruppi dirigenti per cominciare a ragionare. Il punto anche qui però è che deve essere chiaro che questa discussione non può essere una discussione ideologica, perché se la discussione su presidenzialismo sì, presidenzialismo no, diventa una discussione ideologica, è finita, in un senso e nell'altro. Nel senso che se la proposta è quella del semipresidenzialismo alla francese, dobbiamo essere nelle condizioni di costruire un quadro istituzionale di pesi e contrappesi, con la legge sull'ineleggibilità, l'incompatibilità, eccetera, eccetera, che garantisca la democrazia e che garantisca un sistema di partecipazione efficiente, eccetera, eccetera. Ora, io credo che, attenzione, perché questo non è un tema secondario, o noi riusciamo nella nostra discussione a aprire la discussione sulle riforme costituzionali. Se la riforma costituzionale diventa, ancora viene tradotta, gli amici di Berlusconi e i nemici di Berlusconi, con gli amici di Berlusconi che sono quelli che vogliono fare il porcellum, no, scusate, il presidenzialismo, e gli altri che invece sono democratici, non funziona. Anche perché Vinicio citava l'elezione del Presidente della Repubblica. Allora, io credo che ci voglia una via di mezzo, visto che i protagonisti spesso sono gli stessi, tra un'elezione del Presidente della Repubblica in cui il messaggio che ci arrivava lì era vogliamo decidere noi chi fa il Presidente della Repubblica. Fuori, i giornali, gli SMS, era noi vogliamo decidere il Presidente della Repubblica. E adesso che gli dici decidi tu il Presidente del Consiglio, ti dicono no, sei antidemocratico. Questa roba qui io credo che non possa, cioè va riportata a una questa discussione con un po' di buon senso. Per il resto, sul bicameralismo, io credo ci sia intanto la necessità di riformare i regolamenti parlamentari.
perché anche questa cosa dei decreti, delle doppie letture, del modo in cui vengono fatti, richiede una riforma dei regolamenti parlamentari. Dopodiché noi una proposta ce l'abbiamo, è quella del Senato delle Regioni, si tratta di decidere se è eletto direttamente dai cittadini o eletto nominato in seconda istanza dalle regioni, però questo vuol dire distinguere ruoli e funzioni, attribuire solo alla Camera la possibilità di dare la fiducia al governo. È chiaro che questo semplifica il sistema e lo rende anche più efficiente dentro un meccanismo in cui una norma come quella dell'abolizione delle province recupera un senso, perché guardate, è inutile che non ce lo diciamo, l'abolizione delle province è stata impugnata ed è stata bocciata perché è fatta per decreto, così come tutti pensavamo, ma se ci fosse stata l'abolizione delle province, noi avremmo avuto un drammatico problema di come organizzare il sistema delle autonomie locali, come ridistribuire le competenze e i ruoli delle province. Questa cosa, l'ansia della spending review, non ha consentito di farla. Oggi c'è l'occasione di farla dentro un meccanismo in cui ragioni anche sulle regioni in modo diverso. Poi c'è tutto il tema della riduzione dei costi della politica. Ha già detto Vinicio, io penso, guardate, io penso che sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, se noi dobbiamo parlare ai cittadini italiani e ritornare amici dei cittadini italiani, non possiamo prendere una posizione diversa. Dobbiamo prendere una serie di posizioni e mettere in campo una serie di norme, così come ha cercato di fare il governo, che sollecitano l'intervento privato, aiutano chi vuole sottoscrivere, definiscono un accesso ai servizi più semplice. Ma oggi, non perché sia sbagliato, io molte delle cose che dice Sposetti le condivido, non è sbagliato, ma in questo momento è assolutamente impopolare ogni iniziativa di questo tipo. Mi stai dando il tempo? No, richiama così. Quindi queste sono le questioni. Ripeto, io penso che ci sia un tema. Sì, ho capito. Io chiudo dicendo questo. No, ma non è un problema, ho finito, non è che. Io penso che il tema del congresso non possano essere le regole e non possa essere neanche solo l'organizzazione del partito. Io penso che questa cosa venga dopo. La discussione che io sto vedendo è la situazione che c'è dentro il centro-sinistra, non solo dentro il partito. In questi mesi, dalla vicenda del Presidente della Repubblica in poi, impone una discussione in cui si facciano scelte chiare. Non ci sono più spazi per posizioni divaricate. Ci sono in un partito, ma deve essere chiara qual è la posizione. Allora, se noi siamo il partito di quelli che sono contro Berlusconi, è una cosa. Se noi siamo il partito che vuole recuperare il progetto del PD, costruire un progetto per l'Italia, riformare le istituzioni è un'altra cosa. Oggi su questo terreno non c'è chiar la chiarezza che ci deve essere, perché le tentazioni di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte per acquisire qualche consenso in più sono troppo forti, ma in tutto questo perde il partito. Se noi non riusciamo, lo diceva anche prima qualcuno, sulle singole questioni, anche queste che riguardano le riforme istituzionali, a dire con chiarezza, si sceglie. Il Partito Democratico a maggioranza pensa questo e questa è la posizione del Partito Democratico. Io penso che noi non riusciamo a fare quello che dovremmo, le riforme istituzionali, riformare il sistema politico, essere credibili per un progetto
per l'Italia. E siccome penso che noi siamo l'unica possibilità per questo paese, abbiamo il dovere di fare un congresso in cui decidiamo. E decidiamo se siamo una forza riformista o siamo una forza antiberlusconiana. E deve essere chiaro, perché guardate, se vi guardate intorno, se vi guardate anche nella nostra città, il tema, non esplicitato mai, contrarietà al governo delle larghe intese, e questa idea qui, che la contrarietà al governo delle larghe intese non è perché non riusciamo a fare cose che vorremmo fare, ma è perché lì c'è Berlusconi, è un tema che denota che questo problema non è sciolto. Non è sciolto soprattutto dove tra quelli che sono più vicini a noi. Perché io credo che invece tra l'elettorato diffuso, eccetera, eccetera, c'è più disponibilità, c'è più riconoscimento anche del lavoro che stiamo facendo, della responsabilità che stiamo mettendo in campo. Però io insisto, su tutte queste vicende questa qui diventa una questione decisiva.